Cosa succede se mangi un avocado al giorno? L'avocado è un frutto unico, ricco di benefici nutrizionali, ma ti sei mai chiesto come potrebbe trasformare il tuo corpo? Oggi scoprirai perché dovresti considerare di aggiungere questo superfood alla tua dieta quotidiana. L'avocado, UNSUPERFOD. L'avocado non è solo un frutto gustoso, ma è anche una vera miniera d'oro di nutrienti. Conosciuto scientificamente come Persea americana, questo frutto ha conquistato il mondo per le sue proprietà benefiche. Ma cos'è che rende l'avocado così speciale? La risposta risiede nella sua composizione unica: grassi sani, fibre, vitamine e minerali essenziali. Per capire il potenziale dell'avocado, immagina un frutto che possa contribuire a migliorare la tua salute cardiovascolare, mantenere la tua pelle giovane e persino proteggerti da alcune forme di cancro. E tutto questo con solo 160 calorie per 100 grammi, un alito fresco e una bocca sana. Uno dei benefici meno conosciuti dell'avocado è la sua capacità di migliorare l'igiene orale. Grazie ai suoi flavonoidi antibatterici e antiossidanti, questo frutto combatte i batteri nocivi presenti in bocca, contribuendo a mantenere un alito fresco e riducendo il rischio di carie e infiammazioni. Ma non è tutto. Gli studi condotti all'Università dell'Ohio hanno dimostrato che le sostanze nutritive dell'avocado possono addirittura prevenire il cancro orale. Immagina di poter sostituire il collutorio con un gustoso spuntino, il supporto ai reni e all'equilibrio dei liquidi. Il potassio è un minerale chiave per il corretto funzionamento del corpo, e l'avocado ne è ricco. Questo nutriente essenziale aiuta a mantenere un sano equilibrio dei liquidi, fondamentale per il corretto funzionamento dei reni. Ma attenzione, se soffri di iperpotassiemia, una condizione in cui i livelli di potassio nel sangue sono troppo alti, l'avocado potrebbe non essere la scelta giusta per te. In questi casi, è sempre meglio consultare il medico prima di modificare la tua dieta. Colesterolo e salute cardiovascolare. Il colesterolo alto è una delle principali cause di malattie cardiache. Fortunatamente, l'avocado può aiutarti a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Esistono due tipi di colesterolo: LLDL, noto come colesterolo cattivo, e LHDL, il colesterolo buono. Studi dimostrano che mangiare avocado può ridurre i livelli di LDL e trigliceridi nel sangue fino al 22% e aumentare LHDL fino all'11%. Aggiungere un avocado al giorno alla tua dieta potrebbe essere una mossa intelligente per proteggere il tuo cuore e vivere più a lungo. Il fegato, il filtro del corpo. Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo, responsabile di filtrare le tossine e mantenere il nostro sistema pulito. L'avocado, con il suo alto contenuto di glutatione, aiuta il fegato a svolgere il suo lavoro in modo più efficiente, proteggendo le cellule dai danni ossidativi. Inoltre, le vitamine C ed E contenute nell'avocado lavorano in sinergia per neutralizzare i radicali liberi, prevenendo l'infiammazione e promuovendo la salute epatica. Pressione sanguigna sotto controllo. Se soffri di pressione alta, l'avocado potrebbe diventare il tuo migliore alleato. Il potassio è noto per la sua capacità di regolare l'equilibrio dei fluidi e, di conseguenza, di mantenere la pressione sanguigna sotto controllo. Studi condotti in Brasile hanno dimostrato che una dieta ricca di potassio può ridurre significativamente i valori di pressione sanguigna, abbassando il rischio di complicazioni cardiovascolari. Occhi sani e vista migliorata. La salute degli occhi è fondamentale per il benessere generale, e l'avocado può giocare un ruolo chiave in questo. Ricco di luteina e zeaxantina, due potenti carotenoidi, l'avocado protegge i tuoi occhi dalla luce blu nociva, che può causare danni alla retina. Mangiare avocado ogni giorno può aiutare a prevenire malattie oculari come la cataratta e la degenerazione maculare, mantenendo la tua vista nitida e chiara per molti anni a venire. Una difesa naturale contro il cancro, il potenziale dell'avocado nel combattere il cancro è un campo di ricerca in continua espansione. I carotenoidi e i grassi monoinsaturi contenuti in questo frutto aiutano a ridurre il rischio di cancro al seno e alla prostata.
Studi recenti hanno dimostrato che i composti organici degli avocado possono indurre l'apoptosi, o la morte programmata delle cellule cancerose, contribuendo a prevenire lo sviluppo di tumori maligni. Questo rende l'avocado un'aggiunta potente e naturale alla tua dieta anticancro. Perdita di peso e benessere generale. Se stai cercando di perdere peso, l'avocado può essere un grande alleato. Ricco di fibre, ti aiuta a sentirti sazio più a lungo, riducendo la tentazione di spuntini non salutari. La fibra, infatti, è essenziale per una digestione sana e per mantenere il metabolismo attivo. In combinazione con un regime di esercizio fisico regolare, l'avocado può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso in modo sano e sostenibile. E lei tua pelle ringrazierà. Non è un segreto che l'avocado sia un ingrediente popolare nei trattamenti di bellezza, ma sapevi che i suoi benefici per la pelle vanno ben oltre l'applicazione esterna? Le vitamine C e D presenti nell'avocado sono fondamentali per la produzione di collagene ed elastina, due proteine che mantengono la pelle giovane e tonica. Gli acidi grassi omega-9, inoltre, aiutano a mantenere l'idratazione della pelle, prevenendo la secchezza e riducendo le irritazioni. Aggiungere avocado alla tua dieta quotidiana potrebbe essere la chiave per una pelle radiosa e sana dall'interno. Allora, cosa stai aspettando? Con così tanti benefici per la salute, l'avocado è davvero un superfood che merita un posto nella tua dieta quotidiana. Che tu voglia migliorare la salute del cuore, della pelle, degli occhi o semplicemente sentirti meglio nel complesso, l'avocado è la scelta giusta. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri video su come migliorare la tua salute e il tuo benessere. E se hai trovato questo video utile, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Ci vediamo nel prossimo video.